che cosa sono i percorsi FTS e quali sono i loro obiettivi? I percorsi FTS sono percorsi di formazione, dove i FTS sta per istruzione e formazione tecnica superiore, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con risorse del Fondo Sociale Europeo e riconosciuti e definiti negli standard dal Ministero dell'Istruzione. Durano normalmente 800 ore e all'interno di questi percorsi si sviluppano diversi contenuti formativi che qualificano gli studenti che li frequentano per conseguire una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e anche a livello europeo. All'interno di questo percorso sono state trattate molte materie specialistiche, dalla gestione del cantiere, organizzazione e gestione del cantiere, programmazione dei lavori con AMS Project, e la parte relativa all'efficienza energetica e alla diagnosi energetica, le tecniche connesse al BIM, Building Information Modeling, e una parte importante di sicurezza sul lavoro, oltre a una parte invece di inglese tecnico. Ho sempre avuto questa passione per l'efficienza energetica, quindi ristrutturazione. Pensare che, siccome noi abbiamo un parco edilizio molto vasto e ormai anche diciamo vetusto, insomma vecchio, che andrebbe comunque riammodernato con le nuove tecnologie, eccetera, diciamo che io ho cercato praticamente di avvicinarmi a questo settore partendo dal fatto che io sono un geometra che si è avvicinato precedentemente in un'esperienza lavorativa di circa 3 anni alla realizzazione di grandi impianti fotovoltaici a terra. Praticamente io, terminato quella parte lì di esperienza, volevo comunque avvicinarmi all'edilizia sostenibile, quindi questo percorso formativo che ha trattato tutti gli argomenti innovativi dell'edilizia, perché alla fine si è parlato di Building Information Modeling, energetica, quindi ristrutturazioni energetiche, comunque tenendo conto della parte della sicurezza, della tecnica delle costruzioni. Quindi diciamo che questo corso ha spaziato, cioè gli argomenti di questo corso sono stati molto diversi e quindi hanno raccolto un po' tutto questo mondo dell'edilizia. Ovviamente c'è anche la parte della programmazione dei lavori, che appunto tempi e costi, quindi cercare comunque di realizzare un cantiere stando attento ad ottimizzare risorse, tempi, per far sì che insomma il cantiere sia un cantiere che abbia un margine, che abbia insomma un utile il più alto possibile, insomma. E io sono contento di aver seguito questo corso e il mio obiettivo sarà, cioè, è quello appunto di entrare nell'ambito dell'edilizia sostenibile, e credo che questi argomenti trattati mi diano un'opportunità in più per propormi, diciamo, bene alle aziende che mi vorranno. È un punto di partenza che è molto ampio e che ti dà la possibilità poi di approfondire, perché ci sono stati anche tanti spunti interessanti, tante cose che magari uno, non sapendole, non può diciamo approfondire, non può neanche appunto utilizzare, ecco. Te lo dicevo io che dovevi allacciarti la cintura, mettere le scarpe e il casco. La maggior parte degli infortuni è prevedibile ed evitabile. INAIL, campagna nazionale per la prevenzione. All'interno del percorso abbiamo previsto un viaggio di istruzione in un paese europeo, proprio per favorire la conoscenza da parte di questi ragazzi anche del mondo del sistema delle costruzioni a livello europeo, facendo un confronto con altre realtà. Quest'anno nella fattispecie è stata scelta la Spagna, in quanto realtà molto simile a quella italiana, che ha vissuto una crisi profonda del sistema edile, del sistema delle costruzioni, ma che adesso lentamente sta riprendendosi. Anche in Spagna ci sono professionalità molto simili alle nostre, quindi è stato possibile fare un confronto attraverso il supporto che ci ha fornito l'ente di formazione di Madrid,
che si occupa prevalentemente appunto di formare giovani e professionisti nel sistema delle costruzioni, e ci ha introdotto al mondo edile spagnolo facendoci visitare cantieri e imprese del settore. Abbiamo avuto modo di visitare un cantiere nel centro storico di Madrid, un cantiere di ristrutturazione importante di un edificio storico che verrà completamente rinnovato e sarà trasformato, pur mantenendo la facciata storica, in un parcheggio, in un albergo, in un centro commerciale. Abbiamo poi visitato un'azienda che fa sostanzialmente bagni che vengono a livello industriale, che vengono inseriti nelle nuove strutture, e abbiamo avuto modo di fare un confronto approfondito con gli insegnanti e alcuni studenti della scuola di Madrid, e quindi c'è stato un confronto con i ragazzi e con i loro docenti per capire come viene trattato il tema della sicurezza dei cantieri spagnoli, come viene trattato il tema dell'efficienza energetica, e quindi è stato un momento di confronto e di arricchimento da parte degli studenti stessi. Allora, nel progetto IFTS avete compiuto un viaggio di istruzione in Spagna. Che cosa avete fatto? Sì, praticamente siamo stati ospitati dal ente diciamo collaterale dell'IPLE a Madrid. C'è stata fatta una lezione sulla normativa sia in ambito sicurezza che energetica che hanno adottato, diciamo, in Spagna. Successivamente abbiamo poi appunto visitato un grande cantiere a Madrid in cui abbiamo potuto vedere come appunto lavorano queste imprese, una grande impresa spagnola. Erano 7 edifici e quindi una superficie di cantiere, diciamo, molto elevata. Anche vedere un paese, diciamo, un altro paese, quindi rapportarci con anche tecnici di un'altra realtà, insomma, è sempre molto diciamo stimolante, insomma, interessante. Poi ovviamente la Spagna è molto bella, c'è tanto turismo anche, quindi c'è anche l'aspetto divertente, ecco. Dal tuo punto di vista e dal punto di vista della formazione, che esperienza è stata? Quindi cosa ti ha lasciato? Dal punto di vista della formazione, sicuramente visitare il cantiere è stato molto utile, sì, istruttivo, e vedere le lavorazioni che vengono fatte chiaramente ti dà un valore aggiunto, un grande valore aggiunto, insomma. Ecco, e rispetto a noi, che cosa hai visto di diverso? Beh, dal punto di vista della normativa sono simili, ok, però magari noi abbiamo una normativa più, dal punto di vista della sicurezza, più unificata. Abbiamo visto però, ecco, di interessante, una cosa che non ho visto mai qua in Italia, un'azienda che fa dei bagni prefabbricati, modulari, e quindi quando si realizzano questi hotel oppure anche in altre realtà, vengono direttamente montati questi blocchi, diciamo, di bagno già realizzato con tutta l'impiantistica, vasellame, insomma, e tutto quanto, vengono montati dentro la struttura, quindi vengono proprio alloggiati. Un modo di costruire che unisce anche questo Building Information Modeling, una delle cose che abbiamo studiato, molto interessante, appunto il Building Information Modeling applicato al settore bagno. Anche un progetto innovativo. Innovativo, certo, perché aumenta anche l'efficienza del sistema, quindi vengono fatti dei controlli, quindi è una cosa che sicuramente si sposa bene anche con la qualità che viene fornita attraverso, diciamo, dei controlli effettuati in azienda. Molti incidenti sul lavoro possono essere evitati. Durante il lavoro dobbiamo essere attenti e soprattutto indossare i dispositivi di protezione individuale. Usiamoli, pretendiamoli. Casco, guanti, scarponcini, imbragatura. Sono amici. Salva vita. Sicurezza sul lavoro. Pretendila. Vale una vita. La tua. Nearly Zero Energy Building è l'acronimo appunto in ZEB, significa semplicemente edificio ad energia quasi zero.
Cosa vuol dire? Semplicemente che attraverso sistemi oramai in uso anche da alcuni anni si riesce ad ottenere un edificio che è quasi in pari dal punto di vista energetico, cioè non richiede risorse energetiche, non ha un fabbisogno energetico appunto notevole, se non addirittura prossimo allo zero. Questo significa appunto risparmiare, in alcuni casi produrre gran parte dell'energia di cui l'edificio stesso ha bisogno con vari sistemi tecnologici e gravare il meno possibile dal punto di vista ambientale appunto con l'edificio stesso. Thomas, campione del mondo, cosa ti ha portato a scegliere una professione in campo edile? Ja, der Hauptgrund ist gewesen, dass ich gern mit Thomas ha scelto una professione edile perché a lui piace vedere come nasce una costruzione, piace vedere come viene lavorato in cantiere. Altre professioni non le ha quasi neanche considerate, ha fatto un piccolo stage e quella per lui è stata già la decisione definitiva poi di continuare sul ramo edile, nel ramo delle piastrelle. Ciambada, ho 22 anni e faccio corsi perché mi piace come lavoro. Andrea Belladitta, 19 anni, ho fatto il corso perché comunque è sempre una cosa utile nella vita. Luca Fumagaglio, 19 anni, ho fatto il corso per cercare di imparare un mestiere. A me la cosa più difficile è stare su 2 ore, 3 ore senza muoversi, ti fa male tutto il corpo, soprattutto i ginocchi. Allora, il campione del mondo dice che ci vuole anche, come dire, una certa delicatezza, cioè ci vuole una sensibilità particolare per fare il posatore. È vero? Sì, è vero. Perché comunque se vai solamente di violenza non riesci a capire se magari sbagli anche solamente di qualche millimetro. Quindi precisione? E precisione, anche pulizia, perché il lavoro pulito è sempre preferibile, migliore, è più bello da vedere. E poi un po' di malizia più che delicatezza, cioè perché se sei delicato vai lì così, dove vai con la piastrella? Un conto è la malizia, un conto è la delicatezza. Mi chiamo Daniela Daddeo, vengo da Roma e faccio l'agruista. Si può fare, non è così duro, difficile come si pensa o come si dice. Si hanno tante soddisfazioni, si crea un qualcosa e anche sul cantiere alla fine si è una piccola famiglia. Con gli scontri, ma sia una piccola famiglia, ci si conosce tutti. Tu dai una mano a me, io do una mano a te. Il futuro di un lavoratore comunque passa attraverso la scuola. E lì ho trovato delle persone che hanno fatto in modo che io capissi bene quando si parlava di cantiere, di cosa fosse il cantiere. Poi ho ricevuto una lettera nel quale mi veniva proposto un corso FTS per tecnico superiore di conduzione del cantiere presso l'Istituto Professionale Edile di Bologna e ho ritenuto che questo corso fosse molto formativo in quanto credo che purtroppo a scuola vengano date molte nozioni solo a livello teorico e non pratico. Io proprio quello che cercavo era di avere più praticità che teoria, ovvero di applicare la teoria che ho imparato a scuola nel mondo in quale ho scelto di convivere, che è quello dell'edilizia. Mi chiamo Matteo Angelini, ho 31 anni e sono ingegnere edile. A un certo punto ho deciso di svolgere il corso di FTS presso l'Istituto Edile di Bologna, in quanto ritenevo che durante la mia preparazione non avessi avuto sufficienti elementi per gestire il progetto e per occuparmi della parte, diciamo, di cantiere. Poi c'è anche un altro percorso previsto sempre all'estero che si è invece ambientato in Lituania.
Sì, in realtà l'Istituto Edile ha partecipato ad alcuni progetti di Erasmus+, progetti di mobilità, attraverso i quali ha potuto ospitare nella propria struttura di Bologna studenti e insegnanti lituani che hanno frequentato in Lituania un percorso di formazione in ambito edile per operatore edile e attraverso questo è stato possibile anche ospitare i loro insegnanti. La mobilità è durata 15 giorni, si sono trattenuti qui presso il nostro istituto e nella città di Bologna 15 giorni e hanno avuto modo di visitare diverse realtà del settore delle costruzioni. Quindi li abbiamo accompagnati in cantieri di nuovi edifici in ristrutturazione, con particolare attenzione al tema dell'efficienza energetica e del recupero. Abbiamo visitato i musei principali della città, in particolar modo una visita accurata è stata fatta al Museo del Patrimonio Industriale, dove c'è la nota Fornace Gallotti, che è stata molto di interesse per i lituani. Abbiamo visitato il museo di Barzabotto, il museo etrusco, poiché l'edificio è stato ristrutturato dal punto di vista energetico da la società che insegna temi connessi all'efficienza energetica all'interno della nostra struttura. Poi ci sono stati momenti di scambio con questi ragazzi lituani che hanno avuto modo di frequentare delle lezioni del nostro corso tecnico di cantiere e quindi hanno conosciuto i nostri corsisti e c'è stato un po' di scambio rispetto alle rispettive esperienze e alle aspirazioni per poter lavorare appunto un domani nel settore delle costruzioni, settore che in Lituania soffre molto meno la crisi rispetto a noi, ma che comunque mostra segnali di difficoltà nell'inserimento dei giovani, un po' come avviene nel nostro paese. Coloro come escono da queste esperienze? Più formati? Più formati, più consapevoli che esiste comunque un'Europa nella quale il settore delle costruzioni è molto importante, è un settore determinante per l'economia europea, ma per il quale bisogna essere molto formati e comunque essere attrezzati ad affrontare un contesto che è in continua evoluzione. In IPLE si terranno durante il mese di maggio i seguenti corsi. Per l'area ambiente energia, addetto attività di rimozione, bonifica e smaltimento amianto, da giovedì 19 maggio per la durata di 30 ore più esame finale. Per l'area progettazione e gestione, da giovedì 26 maggio, BIM Academy Bologna, gli strumenti del BIM, apprendimento di Autodesk e Revit. Per l'area sicurezza, da lunedì 23 maggio, 8 ore di formazione lavoratori addetti alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare, profilo operatore, e 12 ore profilo preposto. Da martedì 24 maggio, formazione sicurezza lavoratori del settore costruzioni, rischio alto, per la durata di 16 ore. Il sito di IPLE si è rinnovato, è ora possibile effettuare iscrizioni ai corsi e ai seminari anche online. Per informazioni visitate il sito www.edili.com.